registrazione presentiamo la home page di OneSearch. OneSearch è un servizio per la ricerca bibliografica che consente il recupero di libri, riviste, articoli, ebook, oggetti digitali posseduti dalle biblioteche del servizio bibliotecario senese o disponibili online sia ad accesso libero che in abbonamento, provenienti da cataloghi, archivi open access, piattaforme di editori e banche dati. Inserendo quindi anche un solo termine nel form di ricerca, la lista dei risultati potrà restituire risorse cartacee, come ad esempio i libri posseduti dalle biblioteche, e risorse elettroniche, come ad esempio gli articoli, gli ebook, e risorse digitali, come le immagini. Nella home page troviamo in alto il pulsante Nuova ricerca, che permette di pulire lo schermo dalle ricerche già fatte e partire con una nuova ricerca. Cerca rivista elettronica per cercare una rivista online. Cerca banche dati per cercare e avere una lista di banche dati per argomento. E il pulsante aiuto per accedere alle informazioni su come usare OneSearch. Più a destra ancora ci sono una serie di bottoni che aiutano a gestire la ricerca, come l'utilizzo del QR code e la possibilità di copiare il link di una ricerca, la possibilità di salvare nei preferiti le risorse selezionate durante una ricerca, preferiti che rimarranno in maniera permanente se l'utente si è identificato su OneSearch, in maniera temporanea per l'utente non identificato e che andranno via quindi al termine della sessione di lavoro. Il pulsante login per autenticarsi. Nello specifico, gli utenti dell'Università di Siena si autenticheranno utilizzando la UnisiPass, gli utenti REDOS, quindi della rete documentaria senese, utilizzeranno le credenziali che gli sono state date al momento della registrazione in biblioteca, gli utenti dell'Università per stranieri utilizzeranno le credenziali date dalla didattica. Dal pulsante menu si può cambiare la lingua, accedere al proprio profilo dopo aver effettuato il login, vedere i record salvati e cercare nella cronologia delle ricerche. I form di ricerca sono due: la ricerca semplificata e la ricerca avanzata, a cui si accede dal pulsante qui a destra. Sempre nel form, a destra c'è un menu a tendina che propone 5 target diversi in cui fare la ricerca. Tutte le risorse permette di recuperare i contenuti cartacei e digitali, quindi libri, riviste, articoli, prodotti della ricerca, archivi digitali. Il target libri e riviste permette di limitare la ricerca al posseduto delle biblioteche, sia esso cartaceo che digitale. Il target risorse elettroniche consente di recuperare articoli, riviste online, libri elettronici, banche dati. Gli archivi e collezioni digitali effettua la ricerca negli archivi e nelle collezioni digitalizzate. Il target anagrafe della ricerca permette di cercare la produzione scientifica dell'Università di Siena registrata nell'archivio istituzionale della ricerca. Il target REDOS permette di limitare la ricerca al posseduto delle biblioteche comunali. Sul lato destro, in basso, è disponibile il servizio Chiedi in biblioteca per avere informazioni e consulenza. In alto c'è la possibilità di estendere la ricerca a SBART.
ossia alla Federazione degli Atenei della Regione Toscana, e quindi è possibile ampliare la ricerca non soltanto interrogando l'archivio SBS, ma quello dell'Università di Pisa, Università di Firenze e della Scuola Superiore Sant'Anna.